Barbara! Dai, ti sei spaventata? E dai, sei sempre la solita. Dai, sei ancora arrabbiata per la storia dell'altro giorno. Perché tu non lo saresti? Va bene, hai ragione, solo che so anche che tu sei la melodrammatica del gruppo. E tu quella immatura. E anche irresponsabile. Senti, mi dispiace. Solo che dovevo andargli a parlare da sola e dovevo sistemare assolutamente questa situazione. No, tu dovevi dirmelo. Perché io pensavo fossi a casa ed ero tranquilla. Ma tanto con te non si può, ma che te lo devo fare? Certo, dovevo dirtelo. Per sentirmi cosa? Le tue solite lamentele? No, Barbara, che cosa fai? È una cattiva idea, tanto è un coglione, devi essere superiore. E poi dovevo sorbirmi le tue telefonate, i suoi messaggi, oltretutto dovevo anche sentire che era colpa tua. Se permetti non ci stavo. E perché no? Che cazzo te ne fregava? Ci abbiamo sempre riso sopra, no? Da quando è che sei la paladina della mia reputazione? Fammi il favore. Va bene, ok, scusami, hai ragione. Però ti giuro che una volta finito di parlare io ti avrei chiamata, ci saremmo viste e avremmo riso insieme come sempre. Allora lo vuoi sapere che cosa gli ho detto? No. Vabbè, te lo dico lo stesso. Allora immagina che mi ci sono volute circa 4 tequila boom boom prima di affilarmi la lingua. Dopodiché gli ho detto semplicemente quello che pensavo. Quindi che tra me e lui non ci sarebbe stato mai nulla di quello che aveva immaginato. Almeno non in questa vita. Lui ha fatto finta di reggere il colpo. Ha ordinato altri 2 giri di tequila così. Poi sai cosa ha fatto alla fine? Ha brindato dicendo alla prossima vita allora. Strafottente fino alla fine. Già. Così io non ci ho visto più e gli ho detto che se in questa vita era stato un coglione, probabilmente nella prossima si sarebbe incarnato nell'altro. Certo, tu non ci hai visto più. Poi ci siamo salutati. Io l'ho mandato gentilmente all'inferno. Ah, e lui mi ha dato della lesbica anorgasmica. Dai, ma sei ancora arrabbiata? Tanto lo so che quei fiori sono per me. Le orchidee sono i miei fiori preferiti. E dentro questa scatolina c'è quello che penso io? Non è giusto. E la cosa peggiore è che non me la posso prendere con te. Lo so, tu te la prendi con te stessa. A me mi adori. Cretino. Dai, su, smettila di fare la noiosa. Piuttosto, posso chiederti un favore? Sentiamo. Hai presente quel viaggio? Quel viaggio che volevamo fare insieme, il nostro viaggio alla Thelma e Louise? Bora Bora. Già. Bora Bora. Senti, nella mia camera, nel cassetto della scrivania, c'è il libro, quello con l'albero in copertina? Quello di Sepulveda? Sì. Aprilo. Ci sono 2 biglietti dentro. Fatti una vacanza, che ne hai bisogno. No. Ah, hai presente il bikini? Quello rosso. Prendilo. Tanto lo so che ti è sempre piaciuto. E poi sinceramente è sempre stato meglio a te. Ciao. E buon viaggio. Do 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 do
Buon viaggio a te, amica mia.